Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 7 marzo, un po' tardi, ma almeno il sabato insomma, si dorme un po', anche perché abbiamo fatto una settimana, diciamo, romana per non avvicinarsi alla Lombardia. Oggi i giornali dicono addirittura che ci sarebbe un piano incredibile, almeno per quanto mi riguarda, del presidente Fontana, il governatore Fontana, di rendere Lombardia tutta una zona rossa. Devo dire la verità, adesso ve lo dico con grandissima franchezza, quello che sta succedendo in questo momento è, a parte le paure, le ansie, il cambio di comportamento di noi cittadini, a Roma si vede meno rispetto al resto dell'Europa, scusatemi, dell'Italia, del nord, ci sono due grandi questioni che si confrontano. Una questione è quella di bloccare tutto, pesantemente tutto, perché in questo momento c'è un sistema sanitario, quello lombardo, che è inutile prenderci per i fondelli, è praticamente al collasso. È al collasso perché non è più in grado di ricevere persone con la frequenza con la quale ne ha ricevute nelle ultime settimane. Chiaro? È banalmente questo. Tutti possono dire come l'influenza, ed è molto simile all'influenza, si muore anche di altre malattie. Certo si muore anche di altre malattie, però il punto fondamentale è che il picco di questa nuova influenza, che si aggiunge alle precedenti patologie, alle precedenti influenze, ha fatto sì che negli ospedali milanesi la rianimazione è praticamente arrivata a dei livelli che probabilmente nelle altre regioni neanche sarebbero riusciti ad arrivare. Quindi esiste un tema, ma il tema esiste pure sul fatto che in realtà, come dice oggi il giornale in maniera molto esplicita di Sallusti, bisognerà fare delle scelte, cioè il documento segreto per decidere chi salvare, curare prima chi ha qualche speranza, che è purtroppo un non detto etico che esiste in tutti gli ospedali. Se hai 90 anni e sei nell'ospedale da 20 giorni con alcune patologie, invece se c'hai vicino un sessantenne, un cinquantenne che ce la può fare e che non ha altre patologie, il rischio è che fottano l'ottantenne. Ve l'ho detto molto semplicemente, è una cosa drammatica. La scelta per un medico è una scelta che secondo me non riesce neanche a fare, perché nel suo giuramento c'è quello di salvare chiunque di qualsiasi razza, età, condizione e situazione possibile, ma il documento di cui vi ho parlato è pubblicato oggi dal giornale. Il punto fondamentale è che nel frattempo, chiudendo questo paese, chiude completamente l'economia di questo paese. E voi direte chi se ne frega, perché questa è la grande divisione del mondo in questo momento. Quelli che dicono chiudiamo l'economia perché è più importante la salute, e quelli che invece vi dicono no, in questo momento cerchiamo anche di fare un po' i conti con l'economia. Io nasco di origine economica e purtroppo penso che i 10, i 15, i 20, i 50 miliardi che servono per comprare i macchinari, per assumere i medici, per far funzionare il Servizio Sanitario Nazionale, non arrivano da Babbo Natale, non arrivano dall'Europa. È vero che li facciamo in deficit, ma se tu uccidi l'economia, ragazzi, se uccidi l'economia, non avremo il Servizio Sanitario Nazionale, non avremo welfare, non avremo un cazzo di quello che abbiamo conquistato in 150 anni. Vuol dire uccidere le persone? No, però cercare di avere modus in rebus, posto che probabilmente, ovviamente, siamo, lo diceva Galimberti l'altro giorno molto bene, Quarta Repubblica, siamo completamente all'oscuro dell'ipotesi che si possa morire e che la morte faccia parte della nostra vita, e quindi, e questo dico me per primo, e quindi sacrifichiamo tutto, primum vivere, deinde filosofare, in questo caso deinde pensare all'economia che sta morendo. Guardate, se continua così e i giornali ancora non lo scrivono perché non sanno nulla di questo virus e soprattutto non sanno quando terminerà, ma se continua così noi avremo nel 2020 un PIL non più 0,3, meno 0,3, meno 0,5, meno 1, meno 5% se continua così, meno 6%, il che vuol dire che non avremo i soldi per pagare gli stipendi ai nostri magistrati, ai nostri poliziotti, ai nostri medici, a nessuno di coloro, a quell'enorme, gigantesca macchina pubblica che abbiamo costruito e di cui non ci siamo resi conto che quella macchina pubblica la pagano i privati, non la paga Babbo Natale. È corretto fare questo ragionamento ora? No, probabilmente no. In questo momento, prima di tutto, salviamo le persone, però obiettivamente il grande tema in questo momento filosofico e politico è esattamente questo, che non lo trovate ovviamente sui giornali. Trovate sui giornali un'intervista a Carlo Messina, che fa un'ottima iniziativa, il presidente di Banca, il consigliere delegato di Banca Intesa, dice: intanto la banca regala 100 milioni agli ospedali. Beh, insomma, se qualcuno regala 100 milioni agli ospedali è cosa buona e giusta, se lo fanno dei privati è ancora più giusto, e
dice Francesco, ma non stanno esagerando? Ecco, io penso di sì, però se tu vai in questo momento in Lombardia e vai in un ospedale lombardo ti rendi conto che non stanno esagerando. Lì sono con il contagiati fino a qua e incapacità di poter gestire l'emergenza. Poi ci sono le cose straordinarie, ce lo fa vedere Biloslavo oggi in prima pagina sul giornale, la foto delle mascherine italiane che non ci sono, e sapete cosa? Le abbiamo regalate ai cinesi. Cioè noi, paese di cazzoni che chiude i voli con la Cina, cosa che non è servita assolutamente nulla, cosa facciamo? Regaliamo vagonate di mascherine ai cinesi. Intelligenti, adesso non ci sono le mascherine in Italia e non abbiamo la capacità di andarci appresso. Può nascere qualcosa di positivo da questo disastro, come sempre dai disastri può nascere qualcosa di positivo, non c'è nulla di più banale che dire questa cosa, ma una di quelle cose positive potrebbe essere la scelta di trovare dei commissari, 12, dice il Sole 24 Ore, per 25 opere da fare, però anche su questo stiamo attenti, non c'è sempre Toti e Bucci, che sono i commissari del Ponte Morandi, che aveva tutti i riflettori del mondo. Voglio vedere che questi commissari facciano queste 25 opere, dalla Gronda alla Napoli-Bari, con altrettanta, diciamo, capacità e velocità di quanto hanno fatto in Liguria. Ipotesi della chiusura, ve l'ho detto, della Polito, oggi scrivere: a partire dal 2014 abbiamo investito 20 miliardi nel welfare, avremmo potuto investirli nella sanità. E insomma, questo è il solito senno di poi. Figuratevi se a me piace l'idea di aver dato il reddito di cittadinanza, quota 100 e gli 80 euro, anzi gli 80 euro un po' meglio di queste altre due cose perché la riduzione del cuneo fiscale, ma a me mi fanno impazzire gli economisti del giorno dopo, quelli che spiegano: dovremmo dare più soldi alla sanità perché dovremmo dare meno soldi al welfare. Nel frattempo ovviamente il welfare fino al giorno prima tutti quanti piagnucolavano perché ce l'avevano, gli stessi critici come il sottoscritto del reddito di cittadinanza si trovavano altri che dicevano però insomma il reddito di cittadinanza serve ad aiutare i più poveri e adesso invece serve per dare soldi alla sanità. Insomma, dobbiamo un po' metterci d'accordo. Condivido anzi per niente il pezzo di Polito di oggi, che iene Salvini, vogliono Salvini malato, è il titolo invece del Tempo, è il titolo del Tempo, perché il Tempo ricorda come uno dei poliziotti della scorta di Salvini sia diventato positivo al coronavirus e questi cazzoni, ci saranno sempre in tutti i partiti del Movimento 5 Stelle, dicono: vedi caro Salvini, il virus non ha bisogno del permesso di soggiorno. Bellissimo il pezzo di Ferrara oggi nella sua incomprensibilità, come spesso avviene con i pezzi ormai di Giuliano Ferrara che capiscono soltanto gli addetti ai lavori, l'inner circle di, non so, del club dei ferraristi, però insomma il concetto vago di questo pezzo è: viva il negazionismo climatico, perché noi sì che vogliamo il caldo che finalmente è arrivato e che potrebbe distruggere il virus. Adesso lamento male, il pezzo è scritto come scrive Ferrara in maniera un po' immaginifica, e per chi vuole godere di una pagina incomprensibile si può leggere Ferrara sul Foglio. Politicamente cosa succede? 5 Stelle, i soldati Porro non è siamo in ginocchio, dice Antonietta, le ditte che fabbricano mascherine saranno le uniche a sopravvivere, c'è caro Nicolo, mia moglie ha chiuso l'albergo, bravi, bravissimi, è esattamente così Carlo, tutti hanno chiuso gli alberghi, hanno licenziato le persone, sto parlando di quella roba lì mostruosa. Dall'altra parte tu vedi questi ospedali e quindi dovremmo fare una scelta esplicita, cosa facciamo? Beh, l'altra cosa, mentre la politica va avanti, non tutta perché il Parlamento non si riunisce e non si fanno le elezioni per il referendum, i 5 Stelle con la piattaforma Rousseau dicono che vanno d'accordo in Liguria con il PD e faranno insieme al PD la campagna elettorale con il candidato che non si riesce a capire se sarà Sansa del Fatto Quotidiano oppure la Furlan della CISL. Questo è la fine del Movimento 5 Stelle, nati per aprire il Parlamento come una scatoletta e finiti a votare la sindacalista, peraltro per benissimo, della CISL. Fantastico il pezzo del Wall Street Journal di oggi su Bloomberg: ha vinto le isole Samoa americane, 7000 km di distanza da New York che è governato. Bloomberg ha speso 620 milioni di dollari, dice Wall Street Journal, per vincere nell'unico pezzo di terra in cui ha vinto, battendo di molto Biden e Sanders con 175 voti a 68. Un bello spotto che il giornale di Murdoch fa a Bloomberg oggi. L'ultima cosa che mi sono tenuta è la più gustosetta. La più gustosetta!
Perché, vedete ragazzi, è tutto vero, l'abbiamo detto qua tantissime volte, la regola di Cipolla, e cioè che i cretini sono indifferenti rispetto alla professione che fanno. Quindi se noi stabiliamo che c'è un 3% di cretini tra i professori universitari, tra i contadini, ci sarà tra i professori universitari, tra i contadini, tra i politici, tra i giornalisti, cioè la percentuale non cambiano. Ma il punto fondamentale, io vi invito a leggere il pezzo di Ursula! Toc toc! Ursula, presidente della Commissione europea, una pettinatura senza cervello che guida l'Europa. Devo dire che è imbarazzante. Se vostro figlio o vostra figlia di 5-6 anni scrivesse dei pensieri di quel tipo a scuola, lo prendereste vostro figlio a calci nel sedere e gli direste: ragazzo, ma cerca di crescere, cerca di capire che non possiamo scrivere queste stronzate una dietro l'altra. Non usereste la parolaccia, però vi verrebbe da usare la parolaccia. Il pezzo di Ursula von der Leyen oggi vi fa capire che siamo fottuti, presidente della Commissione europea. Devo dire che io devo prendere fiato perché c'ho il coronavirus, evidentemente, ma è una cosa pazzesca, pazzesca! Non riesco a descriverla, dice. Ma mi sono recentemente recata in Grecia e in Bulgaria. Sì, con un elicottero pagato dai contribuenti ha fatto un sorvolo sopra i confini della Grecia e della Bulgaria, nei quali si sono ammassate potenzialmente 3,5 milioni di persone che l'Unione Europea, cioè quelle teste di minchia rappresentate dalla stessa Ursula, hanno pagato ad Erdogan 6 miliardi per tenere 3,5 milioni. Mi sono fatto un giro con l'elicottero. Mi sono fatto un giro con l'elicottero sopra la Grecia e la Bulgaria. Questo scrive sulla stampa, ovviamente una lettera a cui nessuno può prendere a calci come fareste nei vostri figli. E ho capito, dice Ursula, che è necessario adottare un approccio umano, efficace e globale riguardo la migrazione. Ma che cazzo vuole dire? Ma me lo volete dire? Ma cosa vuole dire? Questo ha preso l'elicottero pagato da noi, va a vedere il casino che avviene, 3,5 milioni di persone, di disperati che stanno ai confini con l'Europa, e dice: la necessità di adottare un approccio umano, efficace e globale riguardo la migrazione. Ma vaffanculo! Scusate la volgarità, ci sono anche delle persone che non amano le parolacce, ma vi rendete conto? Questa è la presidente della Commissione europea, fotografata ieri con Greta in Commissione europea quando c'è il casino del coronavirus, che prende un elicottero, va a vedere il casino e dice che c'è bisogno di un approccio globale, efficace, un approccio umano. L'avete creato voi sto casino! Vado avanti. Se vogliamo, sentite questa, io vi giuro, il Presidente della Commissione europea la paghiamo, 25.000 euro, è la nostra rappresentante, sentite cosa dice, sentite, ma non c'è bisogno di uscire, bisogna fare una battaglia contro le ipocrisie, contro le retoriche, contro questi cazzoni, non bisogna lasciargliene passare una, sapete cosa dice? Se un vostro consulente vi dice una cosa di questo tipo, Alessandro, tu sai cosa gli fai Alessandro se un tuo autore, Rai, dice una cosa di questo tipo, la prendi e gli dici: senti, vai via per favore, ma veloce! Sai che cosa dice questa? Sentite cosa dice. Se vogliamo che la UE sia leader nel campo digitale, dobbiamo sviluppare le nostre capacità, ma anche varare le nostre leggi. Ve lo rileggo. Se vogliamo che la UE sia leader in campo digitale, dobbiamo sviluppare le nostre capacità, ma anche varare le nostre leggi. Siamo morti, siamo morti, siamo morti che camminano. Lei e belli capelli che stanno lì a raccontarci che se vogliamo diventare leader nel campo del digitale, l'America è anni luce, ma tu puoi parlare così? Questa mancanza di ogni idea, ma come facciamo? E quella sta pensando, e noi pensiamo che questi risolvono il problema del coronavirus, e noi pensiamo che Ursula possa darci una mano nel capire come affrontare il futuro di questo paese se non sedendo Greta accanto a lei per una photo opportunity. Siamo fottuti. Vabbè.
Detto questo, io vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani, vi do appuntamento al sito nicolaporro.it, sono disperato, io dico che le parolacce rendono benissimo, dice qualcuno, mi scuso per le parolacce, però quando leggo, io vorrei che voi oggi leggeste Ursula von der Leyen, perché ognuno di voi deve leggerla e deve capire che questa è la classe dirigente di una nazione, cioè quella europea, a cui io sono affezionato, morta. Dall'altra parte ci saranno i Trump che non vi piacciono, c'è Xi che è un comunista, ci sarà quello che cazzo volete voi, ma belli capelli che ci governa senza un'idea e ci dice queste robe qua dal senso che questi non è che sono burocrati, sono meno che burocrati, sono dei qua 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 cialtroni e inutili. È disperante, togliamoli, non si può uscire dall'Europa, non vogliamo uscire dall'Europa, non c'è nulla di meglio di avere una grande continente, ma non governata da questi cazzoni.